periodo, ripeto, è intricato, intricatissimo. E tra l'altro il cardinale De Rossi, che è stato un eminente studioso teologo del suo tempo, ha partecipato praticamente a tutti i dibattiti della seconda metà del 300, quindi della seconda metà del XIV secolo. Per esempio al dibattito sull'Immacolata Concezione, no? Perché è una cosa che come dire, è durata una storia intera, fino a che non c'è stata la enciclica, anzi non è neanche un'enciclica, comunque un documento pontificio, ma parliamo del 1854, l'Ineffabilis Deus, che ha definito il dogma dell'Immacolata Concezione, e 4 anni dopo, puntuale, c'è stata la prima apparizione mariana a Lourdes, quasi a sigillo e suggello di questa definizione dogmatica. Ma prima di arrivare a quella definizione dogmatica c'era una storia di 1700 anni, 1800 anni in proposito, dove si confrontavano i massimi teologi, quindi non è che c'era una netta prevalenza dell'uno o dell'altro. Mi spiego, tanto per dirne una, San Tommaso d'Aquino, il teologo ufficialmente raccomandato per secoli e secoli e secoli, San Tommaso d'Aquino si poneva su un altro piano, quindi non era d'accordo con questa idea della Immacolata Concezione. Ad un dibattito di questo genere, per esempio, il cardinale De Rossi partecipò in qualità di membro di una commissione contro Juan de Monsonno, che era di indirizzo domenicano. E poi, naturalmente, vediamo i dettagli della cosa. Intanto, il punto di riferimento è questo qua, la cattività avignonese. Io uso un termine che in passato era frequentissimo. Se non sono chiaro, interrompetemi subito, per piacere. Quindi uso questo termine che un tempo era frequentissimo, cattività, che significa proprio prigionia, no? Captivitas, prigionia avignonese. Oggi gli storici dicono no, ma in fondo non era una prigionia, perché là stavano proprio da re, nel senso che meglio, stavano meglio di tutti, perché le Palais de Pape, ovviamente chi è stato ad Avignone lo sa bene, è un palazzo sfarzosissimo. Peraltro si tratta di un periodo, questo qui, 309-377, di ampia ristrutturazione e riorganizzazione della Chiesa, che addirittura pone le basi dell'organizzazione moderna della Chiesa stessa. Quindi tutt'altro che cattività sembrerebbe, però in realtà è un momento di difficoltà spirituale, su questo non ci sono dubbi. Sicché quando delle figure eminenti della spiritualità europea, non a caso parliamo di una delle 6 figure che sono state elevate a padrone dell'Europa, mi riferisco a Santa Caterina da Siena, quando Santa Caterina insiste con Papa Gregorio, parliamo di Gregorio XI, per rientrare, lo fa perché ovviamente, ma perché Roma è la sede che da Dio è stata destinata al Papa e quindi è a Roma che deve stare. Potrà stare meglio nel lusso ad Avignone, potrà avere rapporti con una monarchia più potente, e invece a Roma c'erano tutte quelle controversie e c'erano tutti quei contrasti tra famiglie nobili eccetera, che avvelenavano e appestavano la vita romana. Tutto è possibile, ma una cosa è certa, quella è la sede stabilita da Dio e quindi doveva tornare a Roma. Gregorio XI, alla fine, cedendo a tutte queste pressioni che venivano a lui da tanti nobili spiriti dell'Europa, decide per il rientro. In precedenza c'erano già stati dei brevi periodi di rientro, ma il rientro definitivo si ha con il 377. Il problema è che l'anno dopo Gregorio XI muore. E a questo punto c'è lo scisma d'Occidente, che dura, io scelgo le date normalmente adottate, dal 378 al 417, quindi dai successori di Gregorio XI all'elezione di Martino V. È un periodo di dibattiti estremi a tutti i livelli, intanto ecclesiologici, quindi riguardo alla natura stessa della Chiesa, e riguardo al rapporto tra il romano pontefice
Pontefice e il Concilio, tanto che il